Buongiorno, ogni tanto ritorno, sì, questa volta però con un video come avete letto dal titolo che insomma mi ha fatto un po' cadere le braccia. Mi ha fatto cadere le braccia, se mi seguite su Instagram o qualcosa avete già visto, ma vi voglio far vedere che cosa è successo ultimamente ai miei charm. Ma anche nel tempo, quindi vediamo un po', vediamo un po', rido per non piangere. Allora, ragazzi, ho qua tre bracciali, fondamentalmente tre bracciali, però potrei tirarne fuori altri. Vi ho fatto vedere su Instagram che ho iniziato a perdere i pezzi. Ho iniziato a perdere i pezzi da alcuni charm in una settimana circa. Quindi, boh, non lo so se è stata tutta la settimana che ha portato sfortuna o avevano i giorni contati, non lo so. Comunque, ci sono rimasta ovviamente molto male, come a chiunque di voi capita questo, perché l'ho visto a tante persone. Allora, premetto che questi bracciali, ho iniziato, questi due, a portarli assiduamente per 2 settimane fissi, fissi. Prima i charm erano su altri bracciali, eccetera, eccetera, ma come vedete anche ora non sto indossando nulla perché vado, a volte ho tipo il braccio con quattro bracciali, a volte non ho niente, a volte faccio un periodo di magari una settimana con il braccio pieno che li uso giorno e notte, a volte non li metto proprio. E quindi non ho questa cosa di indossarli fissi sempre, 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 sempre. Infatti, se notate, le cose che acquisto solitamente si mantengono, tipo questo è molto, molto, molto vecchio, però gli zirconi, adesso che l'ho detto succederà qualcosa, gli zirconi ancora tengono, no? E poi non ha segni di usura, eppure è un charm vecchissimo che sto portando abbastanza assiduamente, cambiando da un bracciale all'altro. Vi avevo detto non faccio più cambiamenti, non farò più cambiamenti e vabbè, mi si è rivoluzionata la vita, quindi ovviamente cambiamenti li ho fatti. Però non sono charm, vi ripeto, che indosso sempre, non sono una utilizzatrice di bracciali assidua, cioè non li metto H24, cioè compro il bracciale, lo riempio, anche perché non potrei metterli tutti, tutti quelli che ho, tutti insieme, portarli sempre, cioè il braccio ha un limite, no? Poi soprattutto poi arriva il caldo, poi ci si gonfia, poi eccetera eccetera, in ogni caso non si può portarli fissi sempre. Sicuramente anche voi che li avete, anche voi che li tenete sempre, avrete dei momenti in cui li togliete, no? Ok, un utilizzo normale di bracciali, di certo non vado a zappare la terra, non vado in fabbrica non lo so, a spaccare, a montare, a spaccare, a usare il saldatore, eccetera, eccetera. Quindi, ok, ci siamo capiti. Un utilizzo normalissimo. Che cosa è successo? Ecco perché pausa pausa di riflessione, pausa di tutto. Allora, io inizio da questo bracciale che è quello che vi avevo fatto vedere all'inizio, appunto su Instagram. Vi ho sempre detto che il rose è un materiale che sia sì, non è argento puro, ma infatti anche la scritta, il marchio è Alemet, non è S925 Ale, infatti non è argento, ma è un misto di vari materiali per riuscire ad ottenere questa colorazione rosata. E vi ho detto che nel tempo si potrebbe un po' scolorire, non diventare color argento, scolorire, diventare più chiaro.
Vi ho anche messo spesso in guardia sui tipi di castone, attenzione di qua, attenzione di là, non portateli spesso, eccetera, eccetera. Motivo per il quale questo è un bracciale che io indossavo e ho sempre indossato scegliendolo dal mazzo quando esco. Quindi quando esco di casa, cioè non vado a fare lavori pesanti con questo bracciale. E infatti credo che si veda, mi avvicino, ma credo che si veda che i charm sono abbastanza tenuti, beh, abbastanza, io credo che siano tenuti benissimo, cioè non, anche le morrine non hanno segni, questo qua che ha la madreperla, che spesso ho visto saltare via il fiore, cioè sono tutte cose che spesso ho visto succedere, ma non mi erano mai capitate. Vi parlo del rose perché? Perché cosa è successo? Mentre di qua è tutto a posto, da questa parte, come vedete, ho perso un brillantino. Brillantino, non zircone, perché sono gialli i cristalli che hanno sopra, che ha sopra il fungo più grande, mentre sono bianchi quelli sul fungo più piccolo. Quindi mi sono accorta appunto che ho perso un brillantino e mi è sembrato stranissimo perché non è neanche incastonato, cioè non ha i castoni come potrebbe essere questo con i quattro punti di griff, no? E questi qua hanno i brillantini con quattro punti di griff, magari perdi, si allarga o si allenta, eccetera, eccetera. Ma questi sono proprio inglobati all'interno del materiale, quindi, cioè, stranissima questa cosa. Non pensavo appunto che saltasse via ed effettivamente è saltato via. Fantastico e meraviglioso tutto ciò. È saltato via e me lo sono ritrovato così. Adesso ho due opzioni, cioè o lo porto in gioielleria e mi faccio mettere un pezzo di vetro color giallo, ma che mi mette un cristallo giallo, vabbè, con cristallo, un pezzo di vetro, perché questi qua sono cristalli, insomma vetro giallo al posto del buco. Oppure me lo tengo così, oppure un'altra cosa che volevo provare ad andare a fare, perché tanto il charm non è più in garanzia, se vi ricordate, questa è una uscita del 2019, se non sbaglio, penso proprio di sì, comunque non è più in garanzia, la garanzia dura 2 anni, quindi arrivederci e grazie. L'alternativa è, volevo provare a utilizzare lo smalto UV con i glitter giallini, andare a metterci un glitter giallo al centro e catalizzare il tutto e vedere che cosa succede. Cioè, nel caso viene una schifezza, pulisco tutto e arrivederci, grazie. Cioè, ci ho provato, ecco. Altrimenti tenerlo così. Comunque, il tutto ovviamente non è più in garanzia e in più non è neanche in produzione, quindi cioè anche se vado in negozio e dico mi è successo così, avessi avuto la garanzia, me lo sostituivano con qualcosa di pari valore, un charm da 70 euro se non sbaglio, 69. Quindi questa è la prima cosa che è successa all'inizio della settimana scorsa. Mi sono guardata il polso e ho detto no, vabbè, non ci credo, non ci voglio credere. Il primo brillantino sì che mi salta via. E vabbè, ok, ci può stare, non ti succede mai. Ok, l'ho messo, era un bracciale che appunto, ripeto, metto solo per uscire. Quindi, anche se notate, se avete notato la foto, ero in macchina, quindi ci ha capito, non in casa, non a farci lavori, non eccetera, eccetera. No, 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 ok. Questi invece sono dei bracciali, questi charm sono un pochino più usati ultimamente, devo dire. Ho fatto un po' di cambiamenti e alla fine della settimana che cosa è successo? Allora, questo è un altro bracciale
E mi voglio soffermare su questa che è la pallina del 2000, anche lui del 2019, che è annata. Ho preso la pallina con i saldi estivi, se non sbaglio, sì, perché altrimenti non aveva senso. Comunque, i saldi estivi del 2020, non del 2019. Ovviamente, quindi la pallina è uscita nel dicembre 2019. Sapete che tutti gli anni fanno la pallina di Natale e poi è andata in saldo. Si vede che ne hanno vendute poche, non lo so. È andata in saldo con i saldi successivi e l'ho presa con i saldi successivi. Quindi la pallina, come vedete. Cioè, gli zirconi e tutto, lo smalto è tenuta super bene, cioè anche la stellina non gli è successo nulla, cioè non ha grossi segni di usura, anzi, diciamo che proprio non li ha. Non li ha se non ta-ta-ta-tan, l'altro ieri, ok. L'altro giorno mi sono accorta che ho perso un altro zircone. Quindi fate un po' il conto, fuori produzione anche questa, garanzia andata, comprata sugli store. Non ha, questo è uno zircone, quindi probabilmente riescono a rimettermelo, però, cioè, che senso ha a questo punto, visto che, magari poi si staccano gli altri? Non lo so, ragazzi, mi sono cadute le braccia, sinceramente. Questa l'ho portata, l'ho tenuta su assiduamente una settimana. Assiduamente, altrimenti era sempre lo metto quando esco e li tengo da parte, cosa che non farò più, cioè ho deciso che li indosso e li distruggo e arrivederci, grazie, perché se poi quando li metto, come vi ho sempre suggerito e poi io non lo facevo, cioè comprate il charm nuovo e indossatelo sempre, 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 così se avete problemi andate a cambiarlo. Ecco, e questa cosa qua non l'ho fatta con alcuni charm, tra cui questo qua. E mi sono pentita ora. Questo l'ho comprato appunto sugli store, quindi con i saldi degli store. Se sentite casino, ci può anche fare unghie. Ed è fuori produzione. Io non voglio un altro charm perché mi interessava la pallina del 2019, quindi non voglio un altro charm. Però ripeto, faccio rimettere la pietrina e poi salta via qualcos'altro, non lo so. E quindi volevo fargli lo stesso mestiere perché è l'unica cosa che mi viene in mente ora come ora. Quindi, boh, o lo tengo così, ma non lo so, oppure posso provare a tappare il buco con un piccolo strassino argento, giusto per non avere questo buco nero che mi dà fastidio vedere. Ecco, poi in mezzo a tutto il cancan e il casino uno non lo vede, però perché? Cioè, alla fine io l'ho preso con i saldi e l'ho pagato. Se l'avessi preso a prezzo pieno, adesso dopo 3 anni, 4, 3 anni, ok, mettiamoci dentro che l'ho preso con i saldi, ok, dopo 3 anni mi sarei ritrovata in questa situazione con un rodimento assurdo e la garanzia è scaduta, ok. Questo è quello che mi è successo appunto ultimamente, adesso succederà dell'altro sicuramente perché poi uno se le tira, ma vi volevo far vedere anche che cosa succede ai charm smaltati, perché in tanti di voi mi dite, Marzia, guarda che il mio charm con la smaltatura rosa è diventata giallina, non è più rosa come all'inizio, oppure la mia smaltatura beige è diventata gialla, eccetera, eccetera. Io vi faccio vedere invece cosa è successo ai miei. Allora, questo qua, vedete, smaltatura beige, è diventata nera qua dove principalmente il charm tocca lo smalto. Ah, poi vabbè, ovviamente ci sono anche pezzi di smaltature che saltano, le ho viste di tutti i colori. Allora, ho provato a pulirlo, ovviamente, pulendolo, diciamo che anche solo con il dito, in questo caso un po' viene via. Però, insomma,
siamo sempre lì. In questo caso è venuto via, ma in questo caso rimane l'alone. Non so se si vede, però sì, perché ho fatto lo stesso mestiere. Vedete qua è questo charm, questo qui. Rimane un po' l'alone e quindi andando avanti, poi continuando a fare così, 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 vabbè, diciamo che nel giro di un giorno ritorna nero, ok? Portandolo sempre ritorna nero la parte alta dove striscia. E anche questa cosa qua non è che ha molto senso. Invece vi faccio vedere delle cose che io non mi spiego. Sinceramente non mi spiego, non mi sono mai spiegata. Allora, il charm dell'aereo. Questo qua con la doppia medaglietta, vediamo se si collabora. Ok, charm dell'aereo con la doppia medaglietta, che è questa. Allora, il fondo del charm, questo, doveva essere blu con le nuvole beige. Questo cerchio con i raggi che si è formato non c'era, all'inizio non c'era. E questo non so come si sia formato, sinceramente, non viene via con la pulizia, ma neanche, cioè non succede. È come se si fosse opacizzato in questi tre punti perfetti, come se qualcosa che non so se sono le eliche, non so che cosa potrebbe essere, come se qualcosa va a formare, appunto, è andato a formare questi raggi. Cioè, non capisco, si è opacizzato ma in questo modo preciso, e quindi c'è qualcosa che ci si strusce insieme, o questa parte qua, o le elichine, o non lo so, c'è qualcosa che è andato a formare appunto questi tre raggi, oppure è stato smaltato male, non lo so. Comunque l'effetto è il Blue Galaxy e ha formato queste tacchettine. E per ultimo, spero che sia l'ultimo, questo, stessa cosa. Allora, questo con la scritta MAM, e sul fondo abbiamo la medaglietta con l'emisfero e il blu. Spero che in questo caso faccio un po' fatica, ma spero che si veda qua dove sto segnando con il dito, qua è opaco. Ha una striscia opaca, e adesso con le luci faccio un po' fatica a farvelo notare. Vediamo se forse, ecco, forse così riesco a farvelo notare. Comunque, mentre qua è lucido e qua anche, questa striscia qua è opaca e non so. Vediamo, non so come può essere successa una roba del genere. Non mi capacito. Anche lui dovrebbe essere fuori, ma comunque l'usura, cioè se io lo porto in negozio, non so se me lo cambiano. Non so neanche, penso che sia del 2020 questo qua. 2020. Mi sa che non faccio neanche in tempo. Comunque, questo forse è il più recente che gli è successa questa cosa. E poi, comunque, non so neanche se è ancora in produzione. Comunque, vedete, è proprio l'usura che ha creato questa sorta di alone a semisfera che, sì, tra il glitter, tra il blu, eccetera, eccetera, si fa anche fatica a vedere. Però c'è, fidatevi, perché qua c'è. E quindi mi è caduto un po' il mondo, non il mondo, ma mi è caduto un po'. Ci siamo capiti. E niente, ragazzi, questo volevo farvi vedere appunto tutto ciò. Ah, altra cosa importante, questo è fake, però state attenti perché adesso continuano a fare questi charm e li stanno facendo di varie colorazioni diverse e si stanno concentrando su questi charm con il cabochon e
in vetro. Questo è fake, ve l'ho detto, ha solo il marchietto S925 e lo sto portando su una collana, pendente oro, tutto fake, ovviamente. Vi dico, semplicemente di fare attenzione a questi charm, questi qua con i vetri in cabochon. Ho questo, però la struttura dell'altro è uguale. Perché vi dico state attenti, mettetelo sulle collane, non mettetelo sui bracciali che portate assiduamente giorno e notte, eccetera, eccetera. Perché anche solo guardandolo con questa struttura fake, che la struttura è la stessa, cioè capite che un pezzo di vetro così grande, tenuto da queste quattro griffettine, cioè, mettete che ci prendete dentro a una delle tre, si impiglia un maglione, si impiglia da qualche parte, stortate la griff, che non è così difficile perché l'argento è morbido, stortate la griff, avete perso la pietra. E quindi attenzione a dove andate ad indossare pietra, vetro, a dove andate ad indossare questo tipo di charm. Altra cosa, così liscio, così grande come le murrine, rischiate di graffiarlo, cioè quindi di ritrovarvi con un vetro opaco. Infatti, furboni, furboni, cosa hanno fatto? Con le successive tartarughe hanno provato a farlo anche con il vetro opaco, perché così è già opaco e arrivederci, grazie. Ovviamente, se portate un charm con il vetro opaco, non ve lo cambieranno mai perché è opaco e l'avete usato, è usura, quindi non ve lo cambiano. Quindi state attenti a questi charm, state attenti a Sebastian in questo caso, che è appena uscito e che ha quattro griffettine microscopiche. Io ho continuato a guardarlo in tutti gli store, è bellissimo, fa una super scena per carità, però ha questa pietra arancione tenuta, pietra vetro arancione tenuta da queste quattro griff piccolissime, che mi mettono un'ansia che la metà basta, ok, quanto può durare una cosa del genere. Così come la perla di Ursula, che non è naturale, ma è artificiale. Potrebbe sbucciarsi, non so se avete i popcorn, il charm dei popcorn, anche il charm dei popcorn, quelli vecchio vecchio, ha i popcorn fatti con le perle sopra e le perle sono finte e spesso visto che si sbucciano e sotto resta l'effetto plastica, cioè è proprio una plastica rivestita. Non so Ursula se è fatta nello stesso modo, Ursula di quest'anno, non so se è fatta nello stesso modo, però ritrovarsi con un charm sbucciato, che era stato semplicemente appena appena smaltato, ecco, resta un po' così. Quindi state assolutamente attenti. Non mi sta venendo in mente un altro, fatto così, ma ce l'avevo in mente. Niente, ho un vuoto. Che cosa vi è successo a voi? Punto di domanda grande come una casa, con questi charm, con i charm, con le smaltature, eccetera, eccetera. Ah, sì, vi stavo dicendo, ecco, eventualmente, la nuova farfalla, ad esempio, ha una struttura che ha molte griff, quindi è sì in vetro, però ha molte griff, quindi probabilmente riesce a tenere un po' di più, così come l'albero. Allora, questo è l'albero che vi avevo fatto vedere nell'altro video. Vedete, ha 5 punti di fermo, di griffettine che dovrebbe riuscire a tenerlo. Il problema di questi, invece, di questi charm, che ho già notato e che avevo anche notato in store, questi multicolor, è che all'interno ci sono delle bolle, bollicine grandi, bollicine più piccole, eccetera, eccetera. Quindi anche questo lo sto portando. Questo è il bracciale che indosso sempre, l'ho tolto per farci il video. Comunque lo sto indossando perché non lo so quanto durerà, e 3 anni scaduta la garanzia si spaccherà il vetro, non lo so. Comunque, notate, qua anche qua faccio fatica, comunque qua c'è già un cambiamento di colore e in store ne avevo visto uno all'inizio, me ne avevo mandato uno che era totalmente opaco in questa zona, poi
che dobbiamo fare? Sono tutti fatti uguali, quindi vabbè. E a parte la commessa gentilissima, che me l'ha fatto anche scegliere, no? Però vedo che praticamente tutti hanno qualcosa all'interno, anche all'interno della murrina, quella con le piume. Ho visto anche una ragazza, mi ha fatto vedere che all'interno aveva una bolla nel vetro. Bolle nel vetro non è tanto un buon segno, nel senso che un sbalzo termico, qualsiasi cosa, comunque in quel punto è più fragile. Quindi state attenti, insomma, quando lo andate ad acquistare, e se avete delle bolle troppo grandi, insomma, boh, non fatevelo cambiare sul momento, state attenti in quel caso. Tutto il resto per ora scongiuriamo questo, lo vedo malissimo, comunque prima o poi si staccheranno i pezzi, non lo so. Comunque stiamo attenti, valutate sempre se il prezzo vale quello che state acquistando. Proprio per questo motivo e per aver perso un po' di fiducia, ma anche e soprattutto per aver visto che la qualità sta sempre più diminuendo. Adesso questi sono charm abbastanza vecchiotti, cioè 3 anni è abbastanza vecchiotto, però come vi dicevo, adesso si stanno concentrando sui vetri, queste cose fatte così, stanno scavando sempre di più. Ci ritroviamo degli animali mezzi vuoti, tipo questo che è me mezzo vuoto, è tutto vuoto, rispetto a questi che una volta erano pienissimi e belli spessi. Ah, senza contare poi gli anellini che si dissaldano, eccetera, eccetera. Comunque vi ritrovate con degli animaletti mezzi vuoti, la testa scavatissima, cioè guardate la differenza, no? Questa è vuota e questo è filettato, questo è vuoto, no? E questo è filettato, pieno, pieno, pieno. Cioè, è un'altra storia. Filettato intendo, se non siete appena approdati su Pandora, che per farlo passare da questa parte dovete avvitarlo, perché altrimenti non passa. Se no, sono come perline, no? Quindi sono vuote e si infilano normalmente. Filettato vuol dire che per farlo passare, tipo la catena di sicurezza, dovete avvitarlo, ok? E quindi vi stavo dicendo che ultimamente appunto stanno scavando, 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 grattando, grattando, grattando. Lasciamo stare lo style che è sempre più bambinesco, eccetera, eccetera, però sta proprio perdendo un po' di qualità. E questa cosa, cioè, per noi amanti di Pandora vecchio stile, è un po' un colpo al cuore, no? Continuare a vedere queste cose, quindi niente. Ah, anche la lucciola ne ho viste tantissime. Vedete, ce l'ho sul bracciale che non indosso spesso e che metto solo per uscire. Ho visto tantissime lucciole che perdevano il sedere, la parte luminosa. Quindi ragazzi, attenti a cosa acquistate, attenti a cosa spendete, valutate sempre se la spesa vale ciò che state andando ad acquistare. Altrimenti, io ve lo dico sinceramente, non voglio sponsorizzare, non è un video sponsorizzato per dirvi andate, se volete comunque charm, andate da un'altra parte. Comunque io prima di acquistare ancora qualcosa, e lo dico io con una super collezione, cioè collezione tra virgolette, comunque non mi piace chiamarla collezione, però lo dico io che ho tante cose, che ho comprato sempre tutto ponderatamente, insomma, prima di andare ad acquistare, magari ci penserei 2 volte e mi toglierò qualche sfizio con una cosa del genere, che comunque fa scena, che comunque chi se ne frega, tanto da lontano chi le vede. State attenti anche su quello che vedete su Instagram, perché spesso magari dite: ah, faccio un confronto con ah, soprattutto faccio un confronto con le foto delle ragazze che vedo su Instagram, no? Che hanno il charm. Ecco, state attenti perché anche lì non sono tutti originali, ragazzi. Quindi occhio anche ai confronti, cioè non
lo so, vi sto togliendo un sacco di certezze, però occhio che magari state confrontando il vostro charm con qualcosa che non è originale ed è un gran casotto, soprattutto su con delle semplici foto. Quindi io stessa vi stavo dicendo che probabilmente per le nuove collezioni, se non hanno un particolare significato che gli voglio assolutamente, tipo questo che ho detto, vabbè, lo prendo perché mi occorre per il significato che ha e non lo volevo fake, su questo bracciale, ecco, l'ho preso originale. Altrimenti, ovviamente, aspettate i saldi, aspettate le promozioni, non comprate a prezzo pieno. Questa è una cosa che ormai stiamo facendo praticamente tutti, perché se girate per i negozi sono sempre mezzi vuoti, è un dato di fatto, cioè si vede, sono mezzi vuoti. E poi soprattutto continuano a fare promozioni su promozioni su promozioni, cioè ogni tanto ti arriva una mail con spendi tot per avere lo sconto di tot, spendi un altro tot per avere, cioè su tutto così, no? Oh, ci manchi, ti do uno scontino così torni ad acquistare qualcosa. Ok, invece di fare queste cose, se voi date più qualità, la gente le compra più volentieri, non rimane senza i pezzi e ovviamente avete ancora i negozi pieni come una volta, avrete ancora i negozi pieni come una volta. Oppure, ragazzi, aspettate i saldi e le promozioni e vedete se ne vale la pena, o vi togliete qualche sfizio sui canali secondari, cioè acquistando o l'usato o i fake. Ma i fake fate attenzione perché è molto molto pericoloso, ve lo ripeto fino alla nausea, perché ho visto dei video dove vi facevano vedere, oh, ho comprato il charm fake, sono tutti firmati e marchiati Pandora S925 Ale. No, no, ragazzi, no. Cioè, se comprate fake, devono essere imitazioni, non devono essere contraffazioni, altrimenti rischiate una grossissima multa e poi non è giusto. Quindi comprate i charm inspired by, ok? Non comprate i charm che contribuiscono alla contraffazione. Ci siamo capiti. Niente S925 Ale Pandora, niente. Mettete S925 e basta, ok? Anche questo Ale Matte, no, S925, anche se non è argento. Ci siamo capiti? Abbiamo capito. Mi raccomando, fate attenzione. Come fare a riconoscerli? Sempre solito discorso, guardate le foto dei feedback degli altri acquirenti che hanno acquistato. Non ci sono foto feedback, non ci sono foto reali dell'oggetto, ma ci sono solo le foto che hanno tirato giù dai cataloghi online. Benissimo, glieli lasciate lì e non acquistate un gran tubo. Cioè, ok. Io ho terminato. I miei prossimi sfizi me li toglierò con gli Aperi Charm e ma perché sono sfizi? Perché non mi interessa il charm. Vedremo nei saldi che dovrebbero iniziare tra metà giugno e i primi di luglio, perché solitamente iniziavano a metà giugno e l'anno scorso sono iniziati i primi di luglio, quindi vedremo un pochino che cosa hanno intenzione di fare quest'anno come originalità, che ogni tanto ci variano le date. E vediamo appunto se ne vale la pena. Poi c'è sempre la fregatura che prima acquistate con i saldi e poi dopo vi fanno l'ulteriore sconto, no? Quindi niente, cioè, è sempre la cosa che poi restate lì e dite, ma cacchio, l'ho comprato a 20 euro invece che 15, che adesso me lo vendono a 15, ma se aspettavo, ma rischiavo di non trovarlo il pezzo che mi interessa, che mi interessava. Quindi, cioè, anche lì è tutta roba che ti fanno un po' cadere le scatole, le palle sul pavimento, perché sembra che prendano in giro gli acquirenti, ma gli acquirenti ti fanno mangiare, ma perché li devi prendere in giro? Fate direttamente il prezzo finale, così, e non rinnovate ogni 2x3, e non fate i restock, e non abbassate i prezzi, cioè ulteriori ribassi, cioè, capito?
Niente, non riesco, io non riesco più a capire la loro politica di vendita, non riesco più a capire la loro politica di produzione, non riesco a capire più nulla. Mi manca il vecchio Pandora, le vecchie collezioni. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. E magari o se scrivete quello che pensate sotto si svegliano, non lo so, o capiscono che è il caso di raddrizzare il tiro, che gli affezionati di Pandora di un tempo che hanno 8700 bracciali ma anche solo due poi hanno detto basta perché non ne vale la pena, potrebbero ritornare ad acquistare, che adesso no. Smesso di acquistare, stanno acquistando molto meno, potrebbero ritornare ad acquistare un po' di più. Non lo so, staremo a vedere che cosa ci proporranno andando avanti, se cambiano un po' stile o se continuiamo con sempre la stessa cosa andando. Ok, ragazzi, io ho terminato questo video e mi spiace. Cerco di aggiustarli. Se riesco ad aggiustarvi, vi metto le foto su Instagram, quindi seguitemi anche su Instagram. E in questo modo, niente, nelle stories, comunque così vi aggiorno. Ecco, vi aggiorno. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!